Cioè, sì, adesso vieni qua, ti metti in piedi sulla sedia. E noi ti frustiamo con un paio di mutande fradici. Ah, adesso lo facciamo? Sì, vieni, vieni, dai. Noi volevamo dirti delle cose che non ti abbiamo mai detto. Ma soprattutto darti delle cose che non ti abbiamo mai dato. Scusa, non dalla radio, non è che non. Allora, ti conosco da più di un decennio e mi stai sul cazzo. Però ti voglio bene. Le parolacce. 12 anni che lavoriamo insieme e sei sempre un coglione. Sei sempre rimasto. Per citare Elio. Io ti conosco da meno tempo, però so che tu da molti anni conosci me. Fammi gli auguri. La cosa è bella. E che hai molta stima di me. Adesso io posso dire che ho stima di te. No, ma poi la cosa è bella che prima non parlavi. Cioè, nel poster eri fermo. Sei vero. Allora noi... c'è la risposta adesso. Prima gli parlavo, non mi rispondeva mai. Sì. Allora, noi che ti vogliamo bene, abbiamo pensato. Abbiamo preparato una... Il nostro regalo di compleanno. Adesso devi cambiare casa per riuscire a mettere la Lamborghini, grazie. No, senza le ruote. Ma posso portarmelo a casa o lo lascio in radio? No, adesso lo devi spaccare, lo spacchi adesso. Adesso lo metto sopra il letto matrimoniale. Sì, ma descrivi bene. Che cosa ti ha regalato. Perché... Allora, che cos'è il regalo che ha ricevuto Wendy per il suo 40° compleanno? È lo sfondo di Facebook. No, che cazzo di descrizione. Scusa. È praticamente la versione stampata a quadro, sì, da 2 metri per 70 centimetri. 2 metri per 70 centimetri su tela della stampa della logo, cos'è? Della... Sì, di noi cinque tutti insieme. Noi sei tutti insieme realizzato da graffiti. Grazie, sono emozionato. Sono le nostre caricature. Ma l'avete pagato? Sì. Ok, allora sì. Non ancora. Sono tu, Alberto? Io no. Io ci devo ancora mettere i soldi. Va bene, ragazzi, grazie. Aspetta, perché l'unico regalo dove una parte la metti anche tu, abbiamo diviso per sei. No, che merda!